grande giorno e Ale ci abbandonerà, cioè lo abbandonerò qui, ma mi deve aiutare a caricare la scala in macchina perché devo andare a prendere il suo bastone delle tende, cosa meno importante. Cosa più importante, vado a prendere i gattoni! Abbiamo preparato un po' la casa per loro in maniera tale che hanno la mia stanza, la sala, posso andare dappertutto tranne che in cucina. E nella mia stanza perché? E nella tua stanza perché è in disordine. Con calma dovrò riuscire a piazzare questi 7 gattoni nei trasportini e portarli qui. Ce la farò? Non lo so, è una grande missione, lo scopriremo insieme. Ma eccomi qui. Ciao Creamy. Sei pronta ad andare nella casa nuova? Salem, Leo, arrivano tutti, Buzz. Allora, stavo pulendo giusto un attimino, ma poi verrà Andrea a fare le grandi pulizie. Ubi, nel lavandino sei. Sei pronta ad andare nella casetta nuova? Sei pronta, Bubi? Tu sarai il più pauroso come sempre, ma sì, mi sono mancata in questi 2 giorni. Adesso andiamo, eh? Andiamo nella casa nuova, vado a preparare i trasportini. Sono riuscita a prendere Bubi, che è assolutamente il più difficile, infatti è il primo che ho preso. Salem, molla Bubi, e lui ha sempre tanta paura, quindi piano piano ho preso lui, ed è il primo gattone, infatti gli ho dato anche il trasportino nuovo allungabile, così almeno può muoversi e magari ha meno paura. Tranquillo, che tra poco andiamo. Voi non fatecelo, lasciate Salem, lascia stare Bubi. Ciao, chi sarà il prossimo gatto a vincere questo trasportino? Chi vuole entrare qui? Questo gattone nero? Dai, gattone nero. Bravo! Lui ha vinto l'altro trasportino nuovo. Fortunello! Che fortunello, questo Salem otto. Adesso lo spediamo. Ma ce n'è uno anche per me che mi fa male le gambe oggi? No. Però ce ne sono 6 perché uno è pisciato, quindi 2 gatti dovranno dividersene uno. Vediamo intanto chi vuole entrare. Ciao, okay. Bubi! E anche Salem è fatto. E siamo a 2. 2. Creamy! Allora, Creamy è bella grossa. Beh, mai quanto Mirta però. No, smettila, prendere il trasportino quello più grande. Entra qui, bravissima questa bimbetta. Questa bimbetta. Brava, questa bimbetta è proprio brava. Sì, qua? No. Veloce, veloce, Creamy. Veloce, veloce. No. Fregata, e anche Creamy è pronta. Siamo a 3, ne mancano 4. Oh mio Dio, sta sfondando le scatole, Sabri. Mirta. Cioè, quelle scatole lì, voi non le vedete, ma erano alte così prima. Poi si è messa lei sopra. Ragioniamo con Salem, chi possiamo mettere? No, io direi che possiamo mettere Fuji e Leo insieme, Salem lo spostiamo qui. Salem, sappi che io ti voglio lasciare lì, eh? Cucù. Film. Cambio. Questa è più bella, Salem. Aia, non ci sta il culone, c'ha le chiappe grosse. Fermo, Salem. È peggio vai di Andre, Mirta. Vai, Andre. Mamma, quanto sono stati bravi i miei gattoni. Non ci credo, è stato facilissimo. Non e vorrei dire che è merito mio, però. Buzz. Buzz. Buzz è il più piccolino, quindi lo metterei in quello più grosso, perché se l'è meritato. Oh mio Dio, nello zaino spaziale? Fai notare a tutti che ci sono dei buchi per l'ossigeno. Ah sì sì, raga, cioè, sì. Sono fatti apposta per i gatti. E manca il mio amore. Lei dobbiamo prendere quella più rinforzata, Sally. Dentro. Ah sì, brava, quella lì che c'ha le cose in ferro. Sì, brava. Oh mio Dio, sei incastrata? Chi è stata ovviamente la più brava? Mirta. Io. Non qui, però fammi mettere su questo. Mi sa che non ci sta tu, sei incastrata, lo sapevo. Eccoci qua. Andre, ma quanto è stato semplice? Beh, normale, ma, con un aiutante del genere. Ma è possibile che li abbiamo fatti tutti? Cioè, mi sembra strano. Tu te li porti in macchina, giusto? Io porto la scala e tu porti i gatti? Sì. Buon concerto, allora. Esatto. Io già l'ho passata questa cosa. Ok. Ok. Ragazzi, ora si portano in macchina e si va a casa. Miau! Mi chiusi la porta. Miau! 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 Stiamo scendendo, miau, miau, sì. I vostri fratellini sono nell'altro ascensore. Miau! Sarà un viaggio molto lungo. Io ora mi metto in macchina, metto giù il telefono, perché mi raccomando il telefono mai mentre si guida. E ci vediamo in garage. Allora, ricontiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È stato un viaggio traumatico. Mirta, hai fatto la pipì in macchina, amore. Ti sei spaventata? Ma ce la facciamo. Stanno arrivando anche Ale e Andre, adesso saliamo. Ma chi sono arrivati? I tuoi amici gattoni. Sì. Chi c'è qui? Mirta. Salem, siete felice? Sì, sì, lo so. Adesso li apriamo. Ma sì, adesso li apriamo un attimino. Ti è voluto il flash?
No, toglilo pure. Come? Flash off. Devi rispegnere la videocamera. E vado a... Da chi vuoi iniziare? Dal tuo gattone Salemone? Inizio io. Vai. Apriamoli al tuo gattone Salemone. Ciao, Sale. Eccoci. Vieni. È troppo nero, puoi schiarirlo un po' che non si vede bene i miei capelli. Perfetto. Vedi Sale, guarda. Non gli frega niente. Perfetto. Sì. Sale. Allora, qua c'è l'uscita. Vai, devi spingere con la testa, lo sai bene. E qua le lettiere. Fagli vedere come si usa il buco, se non sta bene. Lui vuole le coccole. Dai, vuoi vedere come la lettiera? Guarda bene, questa è per fare la pipì e la cacca. Vai, apri amore. A Crimi. Ciao. Crimi, sei arrivata finalmente. Buongiorno, per la sera. Sì. No, adesso un attimino, prima di mangiare di bere mezz'oretta. Wow, guarda bene cosa c'è, che dopo andiamo di là, eh. La schiuma da barba. La togliamo. Perché? Crimi la usa. Andiamo ora dietro che vorrebbe uscire. È ovvio che è incastrata. Scusate, quella. Non è vero, non è così cicciotta. Beh. Perché vogliamo fare veloce, perché in qualcuno di questi ci hanno fatto la pipì, diciamo che l'odorino non è dei migliori. Dici? Sì, Mirta ha fatto la pipì perché aveva paura. Ma Sale non gliene frega niente. No. Pronti con loro due? Leo e la Puti. Ciao Leo, benvenuto. Ciao. Benvenuti nella vostra casa nuova. Leo. Bravo, Pugi. Guarda qui. Di chi è questa lettiera? Guarda quante belle lettere. Per fare la pipì e la cacca. Pugi è ruzza, non vuole uscire. Come sta bene lì? Ma? L'ha già usata? Siamo pronti? Sì. Vediamo dove vanno? Sì. No, li facciamo passare da lì. Fagli vedere però. La piattaiola, esatto. Uno per volta. Se la fila. Vai, Crimi. E come imposta? Vai. Mannaggia, mo lo sfondo. Sale, qua. Qui. Fagli vedere, picca, passa. Così. Brava, Pugi. No, no. Prima dove siamo andati tutti, Andrea, vieni un po' a vedere. Nella mia camera. Queste sono tutte le vostre cucce. Vieni. Adesso mancano Bubi e Buzz, eh. Che belle le vostre cucce. Vabbè, la mia camera ovviamente si sapeva già che era la... Accendi la luce, amore, che era la loro. Lasciamo un po' esplorare e andiamo a prendere Bubi e Buzz. Andiamo. Lui è il più pauroso. Sì, ciao, adesso va a scongiudare tutti i nascondigli che ci sono in questa casa. Andre, guarda, perché tu basta. Lo vedrai. Ciao, Bubi. Tu puoi uscire. Se ciao, vuoi. Fugotto. Basta, non lo vedevo. Vado a cercare i nascondigli, addio. Aspetta che il culo è metà bloccato. Vai, ma come la padrona? Un po' stupido? Sì. No, qui le unghie, qui. Qua c'è una bella cuccetta e qua un bel giochino. Uno per volta sul giochino, per piacere, non tutti insieme. Io non so dove siano tutti i gatti. Mirta. Beh, Bubi non lo vedrai mai più. Mirta. Acchiappata, mio amore. Ci voleva proprio venire. La cucina l'hai chiusa? Sì. Fai la faccia di uno che dice di sì. Sì. C'è già giocare tra le scatole. Stanno montando i Lego, i set. Buzz. Ecco Bubi! No, no, scamato! Bianco! Lui non lo prenderemo mai più per ciao. Almeno una settimana. Ho trovata una! Tana per Crimi! Tana! Tana per Buzz! Andiamo a cercare Salemotto. Salemotto! Comunque, come prevedevo, Sale non gliene frega niente. Mirta, sei in casa da 30 secondi e ti sei già messa a mangiare. Comunque, gli sto caricando il dispenser dell'acqua, gli ho aperto i croccantini ed è... Lei è l'unica che è già venuta. La pappa! Ecco come arrivano. Eccoli qua, i miei gattoni ciccioni che mangiano i croccantini. Ciao, amore, com'è la casa? Vi piace? Eccoli che arrivano tutti, pappa. Esatto, chiamate la pappa, è arrivato anche Andre. Ciao Cri. Ciao amore. Sei dimenticata di tirare dentro la coda? Che no, stupido. No, perché tu tiri la coda e come tirare l'acqua, capito? È andato in bagno e ho lasciato fuori la coda. Per far capire che è occupato. Però ha scelto la lettiera quella al centro.
Scava? Dai, adesso fai vedere come sei bravo. Mamma mia, il mio gatto ha già capito tutto. Vorrei farvi vedere la situazione. In pratica io sto montando la carta da parati. Tra l'altro mi sta uscendo un bel lavoro, non pensavo. E ecco qui tutti gli animali, cioè tutti i crimi. Bubi! Oh mio Dio, non ci credo. Ma, oddio, sono tutti lì, cioè Salem, Fuji, Buzz, Mirta, Cocco. Oddio, ma gli piace un sacco. Scusate se è buio, ma è mezzanotte, ci siamo appena messi a letto. E prima di chiudere questo video, così con Bubi in braccio, vorrei farvi vedere questa clip che ho girato in verticale, ma vi mando la buonanotte con i gattoni che per me sono proprio a loro agio. Vai con la clip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manca solo Leo che chissà dov'è. Io penso che voi abbiate trovato il vostro posto, vero? Non pensiate che sia gli unici, ce n'è un'altra qua, eh. E ok, con questo video posso davvero chiudere. Ciao! Sì, ci sei anche tu. Ciao, amore mio. Mangia i tuoi cosini dell'avvento.